Questo è il vecchio. Non direi abbastanza intasato. Filtro, abitacolo usato come si può vedere, però la polvere che viene fuori non è paragonabile a quella del. Dell'altro filtro, quello con cui abbiamo percorso la strada sterrata. Il lavoro è stato fatto, non ci ho impiegato tantissimo, un filtro abitacolo in queste condizioni. Non fa lavorare bene naturalmente l'aria condizionata, quindi dopo aver fatto magari sterrati polverosi conviene cambiarlo. Mi sembra. Allora, dopo aver fatto una strada con tanta polvere è importante cambiare il filtro aria-motore per evitare che nel motore entrino delle impurità o che non respiri bene. Quindi per evitare problematiche è meglio cambiarlo. Altrettanto importante, sì, forse non altrettanto, ma è importante anche cambiare il filtro dell'abitacolo perché si intasa quanto il filtro motore, soprattutto se magari si viaggia con finestrini chiusi e con il ventilatore o l'aria condizionata aperta. Questo perché un filtro abitacolo con cui siamo andati su una strada polverosa è molto ma molto sporco, molto più sporco rispetto a un filtro abitacolo cambiato con un normale tagliando, che in paragone paragonato a quello di una strada polverosa è pulito, o di un filtro pulito, quindi con cui il ventilatore o l'aria condizionata funziona benissimo.